andiamo a divertirci, beviamoci un po' di birra e parliamo in maniera informale di cose molto interessanti e molto all'avanguardia anche. Cos'è Pints of Science? Quando nasce e come si sviluppa? Nel 2012, per la prima volta, dei ricercatori dell'Imperial College hanno ideato questo evento di incontro con i malati di Alzheimer per farli entrare nei loro laboratori e per raccontare la loro ricerca. Hanno pensato poi, se è così interessante per il pubblico andare nei laboratori, perché non portare i laboratori e la ricerca fuori dai laboratori stessi? Chi sono i ragazzi che organizzano Pints of Science, quindi come te, diciamo, e in che modo voi organizzatori vi relazionate con quelli che invece sono gli speaker delle serate? Noi siamo un'associazione di volontari ma registrata, Pints of Science Italia, e facciamo parte di questa associazione, diciamo ad ombrello, che è invece Pints of Science nazionale. Avviene contemporaneamente in 23 città in Italia e in più di 300 città nel mondo, quindi è un evento diciamo diffuso. Sostanzialmente gli organizzatori sono persone che in un qualche modo orbitano intorno a quello che è il campo della ricerca. L'idea è quella di trovare lo speaker che ci piacerebbe ascoltare. Qual è il trend topics, quindi quali sono gli argomenti più interessanti, quali sono gli argomenti più adatti al grande pubblico. In generale tentiamo sempre di trattare le nuove tecnologie, la medicina e infine qualcosa che sia relazionato ai premi Nobel. Perché è importante per la ricerca un evento come Pints of Science? L'idea di poter aiutare le persone a capire le cose che noi facciamo semplicemente chiacchierando davanti a una birra, penso che sia un dovere per uno scienziato. La malinformazione e la disinformazione la si combatte dando le informazioni corrette. In che modo da speaker ci si prepara, ti prepari e ci si prepara per questo genere di evento? La preparazione è stata tosta, ci è voluto molto tempo, perché devi cambiare completamente ottica e prospettiva. Cioè l'idea è quella di cercare di capire chi mi ascolta, mi starà capendo quello che dico, riuscirà a essere compreso dal pubblico, che non è un pubblico specialistico. Ho cercato di trovare insomma degli spunti di discussione anche utilizzando magari esempi di cose, materiali polimerici che vediamo tutti i giorni. Ti sembra per esperienza personale che ci sia effettivamente una risposta magari maggiore o più positiva rispetto a quando questo genere di eventi non avveniva? Soprattutto i giovani sono, io li vedo molto più interessati alle tematiche, sicuramente anche i social aiutano da questo punto di vista, aiutano da un lato e sono un po' dannosi dall'altro. Spesso si passano un po' di fake news, di messaggi che magari non sono proprio scientifici e quindi mancano di sostanza. A maggior ragione questo tipo di eventi sono necessari. È stato molto bello ieri sera vedere delle persone che erano qui in questa birreria popolare per caso, sono rimaste, si sono divertite e hanno fatto domanda una volta che ci sono finiti gli interventi, perché la nostra serata è sempre strutturata in funzione dell'incontro col ricercatore. Finito il tempo dell'oratore, arrivano le domande della gente. Come convinceresti un ragazzo o una ragazza che non hanno mai sentito parlare di Pints of Science a venire alle serate Pints of Science? Innanzitutto le occasioni per incontrare i ricercatori e parlare con della gente competente di tematiche molto interessanti non sono poi così tante. La ricerca non è noiosa, è meno noiosa se si fa in modo informale. È il modo per unire la convivialità di un ambiente informale a la possibilità appunto di parlare di temi che sono sia di attualità ma anche temi di ricerca che possono sembrarci più distanti ma che poi effettivamente ci riguardano, perché la ricerca in realtà ci tocca veramente in tutti gli aspetti della nostra vita. Cin cin. Pints of Science.